Marsala Di Girolamo, eletto sindaco, larga vittoria al ballottaggio contro Grillo. Manzà scontro automoto all'incrocio tra le vie Domingo e Talac, ad avere la peggio è stato il Centauro. Manzara, il vescovo interviene sulla bocciatura del registro delle unioni civili. Manzara lavori in vista a Sant'Egidio, il satiro si sposta al collegio dei Gesuiti. Manzara ha celebrato ieri il patrono San Vito, ha presentato il nuovo piano pastorale della diocesi. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo. Apriamo con la cronaca. Due persone sono state arrestate a Trapani da polizie e carabinieri con l'accusa di tentato furto. I particolari nel servizio. Due arresti per un tentato furto sono stati effettuati ieri mattina a Trapani congiuntamente dai carabinieri della locale compagnia e dagli agenti della squadra volanti della questura. Gli arrestati sono il 33enne Fabio Messina ed il 32enne Giuseppe Chiara. I due giovani avrebbero cercato di introdursi all'interno di una pizzeria di via Cesarò ad Erice Casasanta dopo aver diverto la grata di una delle finestre. Sul posto, su segnalazione di alcuni passanti che avevano notato i due giovani, sono giunte le forze dell'ordine. Alla vista dei militari, Messina e Chiara hanno tentato anche la fuga, ma sono stati bloccati poco dopo dai carabinieri e dalla polizia. Per entrambi è quindi scattato l'arresto in flagranza. Durante l'udienza di convalida che si è svolta nel Tribunale Trapanese, il giudice ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari per Fabio Messina e quella dell'obbligo di firma presso la questura trapanese per Giuseppe Chiara. Un incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio a Mazara del Vallo, il servizio. Ennesimo incidente stradale a Mazara del Vallo. Ieri pomeriggio, attorno alle 17:30, un'auto ed una moto si sono scontrate all'altezza dell'incrocio tra le vie Ugo Talac e Guido Domingo, nei pressi di Piazza Macara. Un impatto causato, a quanto sembra, dal mancato rispetto del segnale di stop da parte della conducente dell'auto, una Ford Fiesta alla cui guida si trovava una donna mazarese di 49 anni. A causa dell'impatto, il Centauro, un mazarese di 37 anni, è stato sbalzato dalla sella della sua Yamaha ed è finito sull'asfalto. Ad avere la peggio è stato proprio l'uomo a bordo della moto che ha dovuto fare il ricorso alle cure dei medici del pronto soccorso dell'area di emergenza-urgenza in via Livorno. Il Centauro non ha comunque riportato ferite gravi. Nessuna conseguenza invece per la donna alla guida dell'auto e l'altra donna che in quel momento viaggiava a bordo della Ford Fiesta. Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti i vigili urbani della sezione opportunistica del locale comando di polizia municipale che stanno ora accertando l'esatta dinamica dell'incidente. Elezioni amministrative, Alberto Di Girolamo, il nuovo sindaco di Marsala, il servizio. È Alberto Di Girolamo il nuovo sindaco di Marsala. Il 67enne cardiologo in pensione ha vinto il ballottaggio contro lo sfidante Massimo Grillo e succede quindi all'ex primo cittadino Giulio Adamo. Già durante le prime fasi dello spoglio delle schede elettorali, iniziato ieri poco dopo le 15, si è avuto il sentore che Di Girolamo avrebbe vinto nettamente al secondo turno delle elezioni amministrative lillibetane. Un sentore confermato dal risultato finale uscito fuori dalle urne. L'attuale segretario comunale del Partito Democratico ottenuto 21.715 voti, pari al 68,06% degli elettori marsalesi che si sono recati alle urne. Massimo Grillo invece si è affermato a quota 10.190 preferenze, pari al 31,94%. Una vittoria netta, insomma, ancora più larga rispetto al risultato di 15 giorni addietro, quando Di Girolamo ha sfiorato la vittoria già al primo turno. Adesso ovviamente i risultati verranno sottoposti all'esame della sezione elettorale centrale del comune lillibetano, presieduta dal giudice Raimondo Genco, e domani o dopodomani il neo sindaco si insedierà ufficialmente al Palazzo Municipale, dove per il passaggio delle consegne ci sarà anche il commissario straordinario uscente Giovanni Bologna, che ha guidato l'ente nell'ultimo anno a seguito delle dimissioni dell'ex sindaco Adamo. Ha vinto il cambiamento, ha vinto la politica per bene, ha vinto Marsala. Sono state queste le prime parole del neo sindaco Di Girolamo, poco dopo la vittoria su Grillo. Quest'ultimo, da parte sua, ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno condiviso il suo progetto amministrativo e ha augurato a Marsala di avere un sindaco davvero capace, oltre che per bene. Non appena insediato, il nuovo sindaco di Marsala potrà iniziare a lavorare, lo farà assieme alla squadra assessoriale, della quale faranno parte Salvatore Accardi, Anna Maria Angileri, Lucia Cerniglia, Enzo Sturiano, Clara Ruggeri e Agostino Licari.
E Di Girolamo è stato ufficialmente proclamato sindaco questa mattina, ma sentiamo adesso l'intervista realizzata ieri pomeriggio con il neo sindaco Lili Betano. La città ha capito benissimo, il messaggio era già 15 giorni fa, quando c'erano 5.200 voti di differenza, adesso non so, forse saranno di più. Adesso la città, i cittadini hanno capito che è meglio parlare di cose semplici, di cose concrete, che di chiacchiere in aria, insomma, di grandi progetti che non sarebbero mai fatte. E nonostante l'aiuto che sono dato negli ultimi giorni, siamo qua, governeremo questa città, cambieremo questa città nella trasparenza massima, all'interno di un progetto di legalità, partendo dai quartieri più deboli che sono stati dimenticati da tutti. Noi partiremo di là, insieme a tutti i cittadini, ma insieme a tutti i dipendenti comunali, nonostante gli ultimi giorni avessero detto chissà che cosa, che di giorno doveva licenziare tutti, la gente ha capito e non è stato dire alle chiacchiere. Poi da mercoledì pomeriggio, da giovedì, iniziamo a lavorare, insomma, vediamo com'è questa città e tutto quello che possiamo fare sarà fatto. Con il governo regionale e nazionale con noi, con tutti i deputati che sono qua, che sono venuti, perché c'è bisogno di questi giusti collegamenti con gli altri, con i governi, con il Parlamento regionale. Noi abbiamo bisogno degli assessori, dei ministri, perché da soli non si va da nessuna parte. Un progetto dove non c'è semplicemente il sindaco, c'è una squadra di assessori, ci sono i partiti, ci sono i consiglieri comunali, ci sono tutti quelli che hanno fatto politica insieme a me e che magari non sono stati eletti e che mi dispiace, ci sono tutti i volontari. Quindi tutti insieme per governare, cambiare questa città, a dare lo giusto splendore che merita e fare in modo che nel giro di qualche anno, alcuni mesi, si creano occasioni di lavoro e servizi per tutti, soprattutto per quelli che hanno veramente bisogno. E al neo sindaco di Marsala sono giunte le congratulazioni del primo cittadino di Petrosino, Gaspare Giacalone, ricordando la storia che lega i nostri rispettivi comuni e le nostre comunità di cittadini. Do la piena disponibilità a collaborare e intensificare i nostri rapporti, ha dichiarato il sindaco Giacalone. Parliamo adesso di rifiuti. La regione invia i commissari in 90 comuni per il pagamento dei debiti maturati con gli ATO, il servizio. Ci sarebbero anche gli 11 comuni che fanno parte del lato TP2 tra i 90 enti locali siciliani in cui arriveranno nei prossimi giorni i commissari ad acta inviati dalla Regione per fare pagare i debiti accumulati con le società che gestiscono i vari ambiti territoriali ottimali. Un debito enorme in materia di rifiuti che rischia di incidere pesantemente sulle casse dei comuni morosi. Il relativo decreto di nomina dei commissari sarebbe già stato firmato dall'assessore regionale per l'energia, Vania Contrafatto, e riguarderebbe dunque anche gli 11 comuni dell'ambito territoriale ottimale Trapani 2, gestito dalla società Belice Ambiente, società, come si ricorderà, che vanta crediti nei confronti di tutti i comuni soci, ovvero Mazara del Vallo, Castelvetrano, Campobello di Mazara, Petrosino, Salemi, Vita, Gibellina, Santa Nimpa, Partanna, Poggioreale e Salaparuta. Attraverso i commissari ad acta, la Regione vorrebbe regolarizzare i rapporti tra le società e i comuni in vista del tanto atteso passaggio alle SRR, cioè le nuove società che subentreranno agli ATO siciliani che faranno tornare in mano ai comuni la gestione della raccolta dei rifiuti. Si vedrà se ed in quanto tempo i commissari riusciranno nel proprio intento, anche perché i comuni sono già sul piede di guerra. Intanto ancora nessuna novità per quanto riguarda la riapertura della discarica di Contrada Campana Meside a Campobello di Mazara. A distanza di quasi 3 settimane dal pagamento della polizza fideiussoria necessaria per l'avvio dei lavori nell'impianto, non arrivano notizie della società guidata dal commissario straordinario Sonia Alfano. La discarica, come si ricorderà, è chiusa dallo scorso febbraio. Il vescovo della diocesi di Mazara, Monsignore Domenico Mogavero, ha presentato ieri sera, nel corso della messa per San Vito, le linee guida del nuovo piano pastorale, il servizio. È stato celebrato ieri il patrono della città di Mazara del Vallo, San Vito Martire. Il vescovo della diocesi mazarese, Monsignore Domenico Mogavero, ha presieduto la celebrazione eucaristica ieri sera sul sagrato della chiesa di San Vito a Mare. Erano presenti autorità civili e militari e tanti fedeli venuti anche da altri comuni della diocesi. Durante la celebrazione, Monsignore Mogavero ha illustrato le linee guida del nuovo piano
piano pastorale Io sono la via, inserito nell'ambito del piano triennale Io sono il pastore bello, in Cristo l'uomo nuovo. L'omaggio a San Vito è anche l'occasione per presentare le linee guida del piano pastorale. Il nuovo piano pastorale che presentiamo appunto nella festa di San Vito, nostro patrono, che quest'anno si impernerà soprattutto sulla comunicazione della bellezza, la testimonianza cristiana come comunicazione di bellezza modellata su Gesù Cristo, via della vita. È un piano pastorale che è la prima tappa di un percorso triennale e che vuol far vedere appunto la bellezza dell'esperienza di fede come via umanizzante attraverso le dimensioni dell'arte, attraverso le dimensioni dell'etica, della religiosità. Sono iniziati la settimana scorsa a Castelvetrano i lavori promossi dal Lions Club per la realizzazione di una rampa per l'accesso dei diversamente abili al Teatro Selinus. La rampa sarà realizzata con blocchi di marmo provenienti dalle cave di Cussonaci, si legge in una nota, che saranno assemblati sul luogo. L'opera costerà al Lions 8.000 euro circa. Il satiro danzante di Mazara si trasferisce, seppur momentaneamente, dal prossimo fine settimana. La statua verrà ospitata al Collegio dei Gesuiti per consentire alcuni lavori a Sant'Egidio. Sentiamo. Il satiro danzante di Mazara del Vallo si appresta a lasciare temporaneamente per l'ennesima volta il Museo di Sant'Egidio. Questa volta però non si tratta di una trasferta lunga come accaduto negli anni passati, quando la statua bronzea recuperata nel Canale di Sicilia ha lasciato la Sicilia per volare ad Aichi in Giappone, a Londra o a Parigi. Questa volta il trasferimento sarà questione di pochi metri. Il satiro infatti tra giovedì e venerdì prossimi verrà trasferito all'interno del Collegio dei Gesuiti, sempre in piazza Plebiscito. Un trasferimento temporaneo disposto dalla Sovrintendenza per i beni culturali di Trapani al fine di consentire al Museo di Sant'Egidio i lavori di riallestimento museografico e di climatizzazione. Un intervento che dovrebbe concludersi nel giro di 6 mesi, periodo nel quale il satiro verrà ospitato nella cosiddetta sala delle anfore del collegio. Il trasferimento della statua verrà effettuato nell'arco di 2 giorni con l'ausilio di una ditta altamente specializzata e alla presenza di tecnici restauratori della regione. A partire da sabato poi il satiro sarà nuovamente a disposizione dei visitatori nella nuova location fino al successivo rientro a Sant'Egidio. Torniamo a parlare anche oggi della bocciatura del registro sulle unioni civili da parte del Consiglio Comunale di Mazara del Vallo. Sul tema abbiamo raccolto una dichiarazione del Vescovo della Diocesi di Mazara, Monsignor Domenico Mogavero. Il Consiglio Comunale di Mazara del Vallo qualche giorno fa ha bocciato il registro delle unioni civili. Qual è il suo commento? Si tratta di una questione che prende molto oggi le istituzioni e gli italiani. Fatto salvo il valore unico del matrimonio e della famiglia fondata sul matrimonio, io ritengo che il riconoscimento dei diritti civili debba essere assicurato a tutti i cittadini. La forma del registro delle unioni probabilmente è una forma abbastanza ambigua, però su questi temi bisogna confrontarsi in maniera molto seria e molto costruttiva, evitando slogan ed evitando schieramenti che alla fine mortificano la dignità della persona. In vigore a Marsala il nuovo orario estivo dei bus, lo rende noto il Comune. Sono 10 in particolare le linee urbane che assicureranno il trasporto sull'intero territorio comunale lillibetano per tutto il periodo estivo. A queste si aggiungono le corse domenicali che saranno effettuate da e per i lidi, nonché per l'ospedale Paolo Borsellino. Grande successo di pubblico alla fiera Arcoin che si svolge all'autoparco comunale di Trapani. Tantissimi gli spettacoli ogni sera sul palco, dove si alternano scuole di ballo e fitness, sfilate e artisti. Gli organizzatori ricordano inoltre l'area dello street food, il cibo da strada che permette di passare un'intera serata tra divertimento e buon cibo. E con questa nota siamo arrivati al termine del TG Vallo. Grazie per averci seguito, arrivederci. We'll be right back.